Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Maggie. Oggi un video un po' diverso dal solito, è semplicemente per farmi conoscere leggermente in più. E colgo l'occasione di informarvi che una delle ragazze del gruppo Family ha aperto anche lei un canale YouTube e quindi gli voglio lanciare anche a lei questa specie di, diciamo, sfida, che poi non è sfida, è trovare praticamente 10 cose strane su di lei e in pratica dovrà trovarle e farmi un video risposta. Quindi, ciao Marti e cioè, aspetto il tuo video, il suo canale si chiama Marti's Live, ve lo lascio comunque giù in info box, lo lascio comunque da qualche parte, ve lo inizio a taggare un po' ovunque, perché comunque sia è una ragazza iper mega dolce, gentile e sorprendente, quindi andatela a seguire. E adesso inizio io con il video, con le 10 cose strane su di me. 1. Ho la paranoia di essere osservata. Anche quando abitavo in aperta campagna, quindi sto parlando di quando stavo giù, che abitavo isolata ma comunque sia in aperta campagna, avevo la fobia di essere osservata sempre. Infatti avevo sempre la cosa di controllare che non ci fosse nessuno e veramente di attestare che non ci fosse nessuno, con tutto che comunque sia sapevo che non c'era nessuno perché vivo isolata, quindi che ci poteva essere nessuno. 2. Anche in piena estate io dormo col piumone. Può sembrare strano per chi mi conosce perché vede che in pieno dicembre o con la neve per terra io vado in giro, sento un giubbino, però dormire senza il piumone è totalmente impossibile per me. Perché arriva più o meno in piena notte, o che so, tipo dormendo, ma dormendo pesantemente, mi sveglio per il semplice motivo perché ho freddo e quindi il piumone ci deve stare sempre. 3. Ho la fobia di mangiare in pubblico, bene, mi è un po' passata con l'andare a scuola, per mia fortuna. E in pratica mangiare purtroppo a scuola, quando ho fatto l'alberghiero, cioè quando si faceva esercitazione si mangiava a scuola e quindi praticamente facevo finta di mangiare più che altro, quindi non mangiavo quasi mai, perché soprattutto quando arrivavano altre persone che del tipo non conoscevo, quindi non solo le amiche che mi ero fatta in classe, però arrivava tipo qualche compagno, che poi sempre noi della classe eravamo, però non li conoscevo più di un tot, quindi non, cioè, mi faceva troppo strano mangiare con queste persone, quindi facevo finta di mangiare, in pratica non mangiavo quasi mai. Con il bere, con il tempo, cioè, a volte ancora adesso mi dà fastidio, ma, cioè, bere davanti a qualcuno, però un po' in meno. Perché comunque se quando andavo a scuola avevo sempre comunque la bottiglietta a portata di mano, sempre appresso. Però del tipo stavo tipo con la mia compagna di banco e devo bere. Come faccio? Avevo paura comunque sia di tutti quanti che mi osservavano. 4. Voglio un tatuaggio ma non so dove farlo. Perché comunque sarebbe il primo tatuaggio. E in pratica ho più o meno disegnato uno schizzetto. Sarebbe questo, se lo riesco a farvelo vedere, in mezzo a questo cuore ci dovrebbe essere un iniziale che è una M. È un simbolo di protezione delle streghe e in pratica mi ha sempre affascinato, infatti sopra le mie torte di compleanno troverete sempre questo simbolo, perché lo amo troppo, infatti lo vorrei un giorno tatuare sulla mia pelle. Ha un botto di significati, non solo a livello di protezione, ma il tutto complessivo ha un botto di significati. 5. Ricordo tutti i miei sogni strani. A volte ne ho fatti. Ho fatto lo stesso più volte nella stessa notte. Com'è possibile? Non lo so. Però in pratica ricordo anche le minime variabili. Per esempio, uno che mi può venire in mente subito, rapido e immediato. È quello che in pratica stavo a casa mia, cioè in vita fuori, però stavo comunque giù a Benevento e in pratica si inizia a allagare tutto, totalmente tutto, non è che ci sono tipo 2-3 centimetri d'acqua, ma c'erano proprio metri e metri di acqua e quindi in pratica nel primo sogno dovevo praticamente liberare la barca e prendere questa barca e andare non so dove. Nel secondo sogno ho detto vabbè, cioè non ci sono riuscita a liberare la barca, ho detto vabbè, facciamo questo, so nuotare, quindi nuoto. E in pratica ho nuotato nel secondo sogno. Però è la stessa ambientazione, stesse persone, stesso tutto, cioè. 6. Ho paura dei serpenti. Ho fatto un po' uno schizzetto piccolo piccolo, così mi spiego meglio. Questa è casa dei vicini.
Questa è casa mia. Quanto sono brava a disegnare, io sono unica. Non so disegnare. E vabbè, in pratica, io stavo qui, questo puntino sono io. E in pratica, le due freccette sono i serpenti che in pratica stanno attraversando. E io la prima cosa che ho fatto, l'unica cosa che ho fatto, è stato bloccarmi e iniziare ad urlare. Lo so che non va fatto, so che normalmente uno si deve bloccare. E poi in pratica, cioè, deve fermarsi e non anche urlare. Io ho avuto l'intelligenza di urlare e i serpenti si sono anche girati per guardarmi, però hanno capito che avevo più paura di loro e hanno continuato per la loro strada. Sono stata molto fortunata su questo, perché comunque si potevano attaccarmi. E l'unica cosa di molto, molto bello, perché io mi ero praticamente totalmente pietrificata ad urlare, più o meno per di qui c'era tipo mio padre che stava nel terreno ed il tipo mi è venuto a prendere. Se non veniva lui, io stavo ancora lì. 7. Ho la patente ma non guido, perché quando stavo facendo le prove di guida, le prime guide in pratica, un tizio mi è venuto praticamente addosso, però mi ha colpito semplicemente lo specchietto retrovisore del lato di guida. E allora io già guidavo nella cunetta, ho iniziato a guidare ancora di più nella cunetta. E infatti da quel momento in pratica sì, ho preso la patente, però guidandosi nella cunetta. E però comunque stai andando molto più piano, se viene qualcuno dall'altra parte se ne va ancora di più nella cunetta, quindi dato che comunque sia le strade sono abbastanza trafficate, evito di guidare, a meno che non ci sia totalmente nessuno e so che non ci sia nessuno, allora sì, si possiamo iniziare a ragionare e allora inizio a guidare. Dopo tipo 7-8 mesi che avevo preso la patente, ho guidato per dei paesini veramente totalmente isolati, che sono tipo San Pangelo a Scala e a scendere. E sono arrivata tipo a San Martino e ho fatto praticamente morire la macchina sotto. Uno può dire, hai fatto tutti quanti i paesini, pieni di curve, pieni di strettoie e quant'altro, non hai detto niente. Sei arrivata lì e hai fatto morire la macchina sotto. Sì, troppe persone, troppa gente in giro, era anche il giorno di mercato, quindi sono andata troppo in panico e quindi ho fatto morire la macchina sotto. E da allora ho guidato massimo una o altre due volte, quindi 8. Più sono nervosa e più mi escono i dolci meglio. Infatti, normalmente il mio antistress per eccellenza è quello di fare i dolci quando sono nervosa. Infatti, cioè, normalmente più sono nervosa e più mi escono meglio, sia in sapore che in decorazione, cioè perché mi ci applico di più. La questione è mi dimentico del mio essere nervosa per arrivare al mio stato di calma totale e in pratica facendo i dolci. 9. Non riesco a mangiare l'insalata o i fagiolini in pratica conditi. L'insalata non lo so perché quando ero più piccola la mangiavo tranquillamente anche condita, adesso invece non ci riesco proprio. Infatti a volte quando vado a cena da alcuni amici di mio fratello che fanno l'insalata, devo sempre dire per me non condita, per me non condita, per me non condita. Infatti poi, cioè, gli sembra strano, però io non ci riesco a mangiarla condita, è più forte di me. 10. A volte mi capita di parlare da sola, questo non lo faccio sempre, a volte anche semplicemente pensare ad alta voce e infatti a volte mi capita pure di dirlo a uno dei miei amici, il mio migliore amico in pratica, e lui fa, vabbè, perché in pratica stai ragionando, infatti certe volte pure quando gli devo dire qualcosa inizio a dire la cosa, poi dopo mi autorispondo, infatti ogni tanto fa, cioè non mi dà neanche il tempo di risponderti, che tu già ti sei praticamente risposta, se non è quella la risposta. Se avete notato, oggi non è venerdì, ma è giovedì. Perché questo video sta uscendo di giovedì e non di venerdì? Bene, lo scoprirete praticamente adesso. In pratica, oggi ci sono due cose per me molto importanti che accadono oggi. Come prima cosa è in pratica il primo mesiversario di Tiziano e Veronica, cioè il capobranco Tiziano, sarebbe il capobranco, e Veronica, e sono iper mega felice che sono arrivati al primo mese e sono veramente emozionata di fargli gli auguri per la prima volta per questo momento bellissimo, veramente iper mega, mega fantastico, mega, cioè, non ho neanche le parole adatte per descrivere questo momento, e io sono esterna, figuriamoci loro quanto sono emozionati. E sapete bene che per qualsiasi cosa io ci sono, cioè penso di averlo dimostrato in più di qualche occasione che ci sono, tranquilli. E
Come ho detto più di qualche volta, a entrambi ci sarò sempre, sia per l'uno che per l'altro. Se avete voglia di parlare, se avete voglia di sfogarmi, di sfogarvi, io ci sono. Oggi non so neanche parlare, però va bene. Cioè, non è che non so parlare, è che mi sto emozionando troppo, quindi mi incarto, ecco. Però va bene, ce la possiamo fare. E niente, poi, come cosa successiva, a parte questi auguri, che il loro primo misiversario è in pratica il compleanno di una persona a me, diciamo, molto cara. Perché molto cara? Fa parte sì del mio passato, anche se ho provato a contattarlo poco tempo fa, non so quanti mesi fa, però ho provato a contattarlo un po' di tempo fa, cioè pochissimo, alla fine si parla di mesi. E oggi è il suo compleanno e sono iper mega felice. Quello che gli vorrei augurare in questo momento è che spegnerai le candeline, il desiderio che esprimerai sarà esaudito. Ok, io mi sto emozionando troppo comunque. Allora, sono qui per farti questo video, cioè per farti gli auguri in questo momento, anche per dirti, ok, lasciamo stare il passato, siamo nel presente, siamo oggi, è passato comunque del tempo, se ti va. Iniziamo totalmente da zero, quindi piacere Maggie, il tuo nome già lo so, non c'è bisogno che lo dico, comunque sia una cosa tra me e te, e non voglio mettere altre persone in mezzo, anche se questa cosa è un po' pubblica. Cioè io sono iper mega emozionata nel parlare di te, cioè mi emoziona sempre, non mi chiedere perché, però con chiunque ne parli mi emoziona sempre iper mega troppo. Ecco, questa è una cosa che dico spessissimo adesso ultimamente, essere positiva, ecco. Una delle cose che mi hai lasciato tu è il fatto proprio di essere positiva, di cercare di essere positiva. Io sono iper mega negativa. Cioè, io sono troppo negativa, cioè sono sempre stata negativa e tu lo sai benissimo che io sono sempre stata negativa, però sto cercando nell'ultimo periodo di trovare almeno una cosa di positivo e se c'è perlomeno una cosa di positivo, dimenticare tutto il negativo e quindi sto cercando di essere una persona totalmente diversa. Ci sto provando, non prometto nulla. Cioè, sono un esperimento di me stessa, anzi, sono il mio esperimento personale, quindi ok. Se ti va comunque, scrivimi, perché tanto troverai comunque una persona diversa dall'altra parte. Almeno spero che trovi una persona diversa, perché sì, no, mi vedo cambiata. Mi vedo cambiata, anche nell'ultimo anno mi trovo cambiata. Non ho fatto il tuo nome, come hai visto, proprio perché ti voglio tenere comunque nella privacy, nell'anonimato. Quindi auguro a tutti e tre, cioè sia per il mesiversario di Tiziano e Veronica, e sia a te, tantissim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